3. Giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack m'ha informato, alle 5 di sera ti aspetto da solo alla vecchia miniera. E io tutto solo ad andarci mi accingo, vedrà quel bisonte pelato chi è. Gringo. 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 Son qui nel silenzio più tetro e più cupo, c'è un buio che sembra la gola di un lupo. Gli grido, Blackjack, sono qua, vieni fuori! Mi arriva un calcione, gentili signori, che giuro per poco dal male ci svingo. Sarebbe ci svengo, ma è per far rima con Gringo. Gringo! Adesso ragazzi son proprio arrabbiato, mi metto a sparare che sembro pagato. Blackjack mi risponde con botta su botta, la vecchia miniera mi par via di grotta, ma ormai l'ho inquadrato ed avanzo guardingo. Attento Blackjack, sto arrivando, son Gringo. Gringo. Parte alla carica a testa abbassata, mi scanso e ci prende una tal capocciata che a lei, perforando una gran galleria, si trova all'aperto in mia compagnia. Ci siamo, Blackjack, questa volta ti stingo, ti stanco, mannaggia l'anima con Gringo. Gringo. Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con Gringo. Mangiate montana e carne ben scelta, così in gelatina è pratica, svelta, in tipo normale o esportazione, in casa, all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana, e carne ben scelta è carne montana. E poi i ciambonetti, che puoi fare a fette. Comunque le mangi, sono sempre perfette. E carne ben scelta, e carne sovrana, parola di Gringo, e carne montana.